Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Pietro VRN. Oggi ragazzi vi porto nuovamente nel mondo di Farming Simulator 22 nella mappa della Haute Belleronne, la mappa francese. Ragazzi, sono giunto ad inizio novembre qui nella mia farm. Come potete notare è cambiata anche la sfumatura della vegetazione, delle colture, completamente secca per via ovviamente della stagione. Un periodo, ragazzi, che mi ha visto in pratica lavorare parecchio fuori dai miei campi, perché ovviamente in perenne crescita delle colture. Ovviamente mi ha visto anche impegnato nell'organizzare le mie serre, dove ho cercato in qualche maniera con il muletto di impilare tutti questi bancali per un successivo carico. Guardate, addirittura qui ne ho messe addirittura tre. Questo è il massimo che riesco, diciamo, a impilare con il muletto e a trasportare quando sarà. Per quanto riguarda invece le lattughe, sono riuscito a far spawnare solamente tre bancali in totale. È una produzione questa veramente molto molto lenta, me ne sto accorgendo. In ogni caso è la produzione probabilmente più remunerativa. Ma andiamo avanti, ragazzi. Nel gameplay precedente vi avevo fatto vedere lo sviluppo del miele, sono cominciati a spawnare i primi bancali. Qua ce n'è un altro pronto, adesso ragazzi io prendo il muletto e mi trasferisco proprio nella zona, diciamo, delle arnie per andare a recuperare anche quel bancale di miele, facendo anche molta attenzione perché gli spazi sono quelli che sono, però ho cercato, diciamo, di organizzarmi come potevo. Quindi la cosa che faccio, ragazzi, come avete potuto intuire già da quel primo bancale che avevo messo all'interno di quel furgoncino coi bentato, è sempre questa, è di prendere ovviamente anche questo bancale. Devo mettermi un pelino più basso, ok, me lo metto meglio nelle forche e me lo trasferisco lì, perfetto. Chiaramente, ragazzi, è piccolino questo, però ho pensato bene, ragazzi, di fare così. In pratica ne metto uno sopra l'altro, ok, e i successivi poi li spingerò più avanti, in modo tale, ragazzi, da avere più o meno lo spazio sufficiente per quattro bancali di miele. Ok, direi che così va più che bene. Gli altri li spingerò chiaramente non appena avrò nuovi bancali di miele, ovviamente da questa parte. Però io mi devo spostare, ragazzi, dal trigger di spawn, così per non avere problemi, e quindi mi metto qua, ragazzi. Ok, nel frattempo, ragazzi, io direi di cominciare a fare il lavoro di oggi. Come potete notare, ho posizionato diverse attrezzature, ovviamente sempre tutto a noleggio, che mi serviranno, ragazzi, per l'operazione di oggi. Oggi volevo fare un po' di fienaggione, quindi ho preso in pratica questo Samaz, che è un
un ranghinatore, scusate, poi ho preso il voltafieno della Kuhn, questo GF8712 è il classico doppio, è la classica doppia falciatrice sempre della Kuhn da 8 metri di portata. Io direi di salire ragazzi a bordo di questo Valtra e cominciare ad iniziare a falciare il campo in erba. In pratica, ragazzi, è l'unico campo pronto per la raccolta. Gli altri ancora sono in perenne crescita, ragazzi. Ma comunque sapevo che l'erba era in pratica la coltura che avrebbe richiesto meno tempo. Infatti, in appena un mese e mezzo ho ottenuto in pratica la crescita di quest'erba, pronta quindi per la raccolta. Chiaramente faccio i capezzali prima e poi faccio il campo lungo. Ok, abbassiamo anche questo. No. Ok, questo sì. Adesso dispieghiamo nuovamente quello. Lo riavviamo. Questo lo abbassiamo, accendiamo e via. Chiaramente, ragazzi, senza la finestrella d'aiuto ogni tanto devo tenere d'occhio le icone che mi fanno capire che ho azionato il macchinario. Mi spiego? Questo è il succo del discorso. E allora alziamo questo. No, quello davanti. Finiamo di completare la passata. Fermo. Ok. E allora abbassiamo questo. Abbassiamo anche quello. E via, proseguiamo. Ragazzi, torno a fare erba qui su Farming Simulator 22 e chiaramente la cosa che comincia a colpirmi è chiaramente il livello di dettaglio, nonostante diciamo il fatto che la giornata sia piuttosto buia, ma nonostante la mattinata, ma questo diciamo, è l'effetto diciamo del tempo autunnale come è stato diciamo preparato qui su Farming, come giusto che sia, anche l'effetto della season, ragazzi. Ok. Passiamo adesso. Ok, e riprendiamo. Va bene. Facciamo anche qui lungo, così ho lo spazio per muovermi bene su e giù con l'attrezzatura. Piano, fermiamoci qua, alziamo. Completiamo. Andiamo dietro. E via. Ok, fermiamoci
Ragazzi, che ne farò di questo fieno? Ho un'idea, ragazzi, che mi balena in mente, cioè di inserire un nuovo bestiame, però non ho intenzione di imballare, quindi farò prodotto sfuso. Quindi farò in modo di stoccarlo nel fienile in attesa di avviare un nuovo bestiame. Ok, a questo punto posso anche girare. Sono creato, ragazzi, lo spazio sufficiente per fare questa manovra. Ok. È incredibile, ragazzi, ma già me ne ero accorto, diciamo, nel periodo di ottobre, che non vi ho portato ovviamente sul canale, ma l'ho notato io che la luminosità durante l'arco della giornata era molto molto diminuita durante la giornata. In ogni caso, il paesaggio è molto bello da vedere, almeno questo. Chiaramente accendiamo le luci e andiamo avanti con il lavoro. Allora io direi di ok, siamo così. Anche l'erba, ragazzi, è migliorata nel dettaglio. Appare più un pelino più bassina, più corposa, però il dettaglio dell'erba in generale è molto molto bello, devo dire, è stato ritoccato. Ecco, non lasciamo nulla, anche queste striscioline di erba. Voglio cercare di non perdere nulla, ragazzi, del raccolto che sto facendo. E allora, vediamo un po'. Andiamo di qua e via. Nel frattempo, ragazzi, come potete notare, ho aumentato un po' la gestione finanziaria, il portafoglio, perché ho fatto ovviamente in questo periodo un po' di missioni secondarie. Non avevo, ragazzi, altre attività se non occuparmi chiaramente di quei bancali, diciamo, di sistemarli bene, in attesa, ripeto, che le colture giungessero alla maturazione. E ovviamente sto attendendo tantissimo per quello che avevo seminato, quindi colza e orzo, ma ovviamente lo sapevo, lo avevo, diciamo, intuito dal fatto che chiaramente hanno notevolmente aumentato il tempo di crescita delle colture. In ogni caso l'hanno aumentato, però ogni tipologia di raccolto che andiamo a seminare ha un diverso stadio di crescita. Ovviamente l'erba voleva appena 2 mesi, e puntuale a novembre
era già pronta per la raccolta. Ho notato anche che l'avvio di Farming 22 ha modificato anche le colorazioni che mostrano, diciamo, a livello di icona gli stadi stessi di crescita. Prima avevamo tre soli stadi, quindi verde chiaro, verde un pelino più scuro e poi il verdone scuro, che indicava proprio lo stadio prossimo alla raccolta. Oggi ne hanno introdotti, se non mi sbaglio, anche 6, mi pare 6. Quindi hanno cambiato anche alcuni aspetti, diciamo, grafici di cui eravamo soliti osservare nei menu, diciamo, però non lasciare, ecco qua, forza, perfetto, su. Ok, e questa è andata, ragazzi. A questo punto chiaramente chiudo tutto, ripiego chiaramente sia questa che questa. Devo spegnere e ripiegare, perfetto. E vado via. Mi devo poi ricordare, ragazzi, di togliere le gomme strette a questo Valtra, che apparentemente quasi non si nota, ma vi assicuro, ragazzi, che sono pneumatici stretti questi, ragazzi. Sono pneumatici stretti, però li hanno leggermente aumentati rispetto a quelli del capitolo precedente, che erano molto più sottili, diciamo, molto più stretti come battistrada, ecco, piccoli particolari, ragazzi. E allora posteggiamo, lasciamo le luci, altrimenti siamo proprio al buio anche da questo lato, e prendo, ragazzi, questo stair, cui ho agganciato anche il peso per equilibrare meglio il tutto. Aggancio questa cun, questo voltafieno, e andiamo a voltafienare. Voltafieno, ragazzi, da 8 metri, penso che sia il voltafieno più pratico e anche oltremodo anche più economico, anche se, ragazzi, ho preso tutta attrezzatura noleggiata. Allora accendiamo anche qui le luci, abbassiamo, e allora accendiamo e via. Eh sì, ragazzi, decisamente migliorato l'aspetto del passaggio del voltafieno. Guardate come questi effetti particellari, veramente fantastici. Ok, alziamo, giriamo, facciamo attenzione al raccolto altrui e via, e proseguiamo.
Ragazzi, ho deciso anche di lasciare questo campo ad erba, quindi lo lascerò ricrescere. Chiaramente mi preoccuperò ovviamente di fare attenzione a tutti gli stadi di fertilizzazione, ovviamente. E poi dalla successiva ricrescita di quest'erba poi vedremo un po' cos'altro fare. Quindi anziché andare ad arare, andare a riseminare non mi conviene, quindi lo lascio volentieri ad erba, almeno per un po'. Quindi ragazzi, oggi una fienagione mattutina, la prima fienagione, diciamo, qui personalmente su Farming Simulator 22. Anche questo è un evento. Perfetto anche questo. Via. Ragazzi, sarei tentato di lasciare le ultime fasi di questa lavorazione all'operaio, però preferisco occuparmene io personalmente. Ok, anche questa passata perfetta, tanto bel fieno. Ok, perfetto, anche qui passiamo, via.
Poi ragazzi andrò a ranghinare con quell'arranghinatore che ho preso sempre da 8 metri, sempre a noleggio ragazzi, non si prende nulla al momento finché non lo riterrò economicamente producente. Ripeto, ho preso il ranghinatore da 8 metri della Samaz. Tutta attrezzatura comunque che posso facilmente utilizzare con la cavalleria attuale. Ok. Torniamo indietro adesso. Andiamo una controllatina dietro, mi pare che c'era da fare qualcosa, infatti. È andata. Richiudiamo e andiamo a parcheggiare. Sì, ragazzi, decisamente migliorata non solo la qualità delle texture, ma anche dei colori, diciamo, che distinguono perfettamente erba, lo stato del fieno, eccetera. E allora lasciamo questo Kun GF 8700, mi pare 12, sì, e prendiamo questo ranghinatore. Devo mettere meglio. Forza. Questo Samaz. Dispieghiamo e via. Anche un po' la visuale, anche per vedere come le sta preparando queste andane. Ah, ok. Sono leggermente, ragazzi, più. Le hanno modificate leggermente anche le andane. Nella consistenza, ecco. Ragazzi, oggi è più silenzioso del solito, però quando faccio delle lavorazioni particolari, ovviamente quasi non me ne rendo conto e quindi mi concentro molto su ciò che sto facendo. Ripeto ragazzi, non andrò ad imballare
questo fieno, ma semplicemente a stoccare nel fienile. Al momento non sento l'esigenza di creare balle per razione mista per bestiame bovino. Al momento no. Ma qualche altro bestiame arriverà sicuramente. Quindi anche sfuso va bene questo fieno. Ok, facciamo anche un'altra passata. Cercando ragazzi di fare delle andane il più possibile regolari, ovviamente. In ogni caso, ragazzi, è proprio cambiata la consistenza. Crea come dei piccoli mucchiettini, ovviamente in linea, non è una cosa proprio compatta, diciamo, non è un vero e proprio salsicciotto, non so come spiegarvelo. Cambiata un po' la consistenza, diciamo. Esteticamente è stata fatta bene la texture di questo fieno. In pratica, ragazzi, hanno colorizzato meglio tutto, quindi hanno fatto una distinzione netta tra erba, appunto fieno, erba diciamo pronta per la raccolta, insomma. Si distinguono perfettamente, hanno migliorato molto la palette cromatica, ragazzi, in questo farming, senza dubbio. Quindi io direi che l'aspetto estetico è promosso, promosso, promosso. Ed anche questa è andata. Che chiaramente, ragazzi, devo fare tutto da solo. Ma lo faccio con piacere. Ok, qua richiudiamo e questo lo andiamo a parcheggiare anche qui, ragazzi. Non ha importanza. Devo invece prendere nuovamente il
il Valtra. Devo sganciare innanzitutto questo lo lasciamo qui e andiamo a prendere in pratica il raccogli erba che l'ho trasferito in pratica qua, pronto per essere utilizzato. Gli spazi, ragazzi, devono essere tutti ben distribuiti. Ok, agganciamo questo Strautmann e procediamo alla raccolta. Abbassiamo, dispieghiamo. Via. Ragazzi, non andrò a raccogliere tutto questo fieno nell'episodio di oggi, ma farò solamente un rimorchio, diciamo, un carico, e poi proseguirò chiaramente off camera. Che ne occuperò dopo di raccogliere tutto questo fieno. Chiaramente saltiamo di andana in andana per avere più spazio di inserimento. E allora andiamo qua. Andana dovrebbe concludere il primo carico, in teoria. Andiamo un po'. Questo è lo Strautmann classico da 23.000 litri, dovrei riuscire almeno a fare due rimorchi, più o meno. Qua adesso. Ok. Andiamo a scaricare, ragazzi. Poi ripeto, ragazzi, del resto della raccolta me ne occuperò io personalmente. Altrimenti i tempi, ragazzi, si dilatano moltissimo. E allora scarichiamo qui. Perfetto, a questo punto ragazzi io direi di scendere da questo Valtra, spegnere temporaneamente, poi ovviamente mi occuperò di tutto il resto. Ragazzi, l'episodio ragazzi si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ragazzi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia, ciao ciao ciao!